In Africa orientale, le rive spoglie del lago Tanganyika, la distesa d'acqua dolce più lunga e tra le più profonde del mondo, testimoniano il cambiamento dei tempi. I nomadi diventano pescatori, i cacciatori si danno alla pastorizia, i bracconieri si trasformano in agricoltori. In questa terra antica, gli elefanti e gli altri animali delle pianure, tra cui gli ippopotami, che migliaia di anni fa furono costretti a cercare rifugio nell'acqua, diventano vicini ingombranti per una popolazione dalla crescita demografica vertiginosa. Le tribù un tempo nomadi sono ora legate all'acqua dei laghi e dei fiumi per i campi di zucche che coltivano. La coabitazione tra creature selvagge e uomini è diventata difficile perché entrambi dipendono per la loro sopravvivenza dalle stesse arterie fluviali. La regione che ha incantato Livingstone nel secolo scorso attira oggi Cousteau sulle rive delle acque interne, lontano dal mare. L'acqua è fonte di vita sulla terra. Le coste dell'oceano condizionano l'esistenza di migliaia di specie animali. Ma le sponde di laghi e fiumi sono altrettanto indispensabili. Il dottor Murray Watson, ispettore ecologico della regione, ci offrirà la sua consulenza nelle nostre ricerche sugli ippopotami. Tragico esempio di questa dipendenza dai corsi d'acqua, un giovane ippopotamo si arrampica sul dorso della madre per gioco, ma anche per proteggersi. Lì si sente al sicuro e non osa allontanarsi. Sulla riva, un coccodrillo lungo 5 metri. Di notte i branchi di ippopotami escono dall'acqua per nutrirsi di erba. Diversamente dall'elefante e dal rinoceronte, l'ippopotamo ha una pelle sensibile. Se andasse a mangiare soltanto durante il giorno, morirebbe perché la sua epidermide sarebbe esposta troppo a lungo ai raggi solari dell'equatore. Sulla terraferma il coccodrillo si tiene a debita distanza. Dall'alto di una torretta, Michel Deloire tenterà di filmare il comportamento di un gruppo di ippopotami. Se non vengono disturbati, trascorrono tutta la giornata in acqua. I giovani maschi vigorosi si dedicano a finti combattimenti, mentre gli adulti sembrano felici di riposarsi in superficie. Uno strato di grasso sottocutaneo li aiuta a galleggiare senza sforzo, sgravando così le zampe dall'enorme peso. Una volta raggiunta la taglia adulta, i maschi ingaggiano feroci combattimenti, infliggendosi gravi ferite con i lunghi canini in continua crescita per tutta la vita, che può durare fino a 40-45 anni. Michel riesce a fare un primo piano delle narici dell'ippopotamo nel momento in cui respira e si appresta ad immergersi. Lì accanto, Cousteau e il dottor Watson osservano la scena. Il dottor Watson ritiene che in origine gli ippopotami uscissero più spesso dall'acqua per nutrirsi, ma a terra non riuscivano a correre molto velocemente. Poiché la carne di ippopotamo è considerata un piatto prelibato dagli africani, questi mammiferi furono cacciati con lance, archi e frecce e le loro abitudini diventarono sempre più notturne. Watson spiega che i maschi si battono in continuazione per il possesso delle femmine e quindi per il diritto della riproduzione. Territorial rights and for rights over females, for mating rights that is, and they will also attack. Essi attaccano qualunque nemico sbarri la loro strada, anche in acqua, come ad esempio accade ai coccodrilli. Quando chiudono la bocca, i due canini inferiori, ricurvi, rientrano in due alveoli superiori. Sulla mascella superiore ci sono due grossi denti appuntiti, che insieme ai canini inferiori fungono da cesoia,
con cui possono ferire seriamente un uomo. Cousteau e i sub della Calypso tenteranno ora di filmare sott'acqua gli ippopotami che vivono nelle zone meno profonde del lago Tanganyika. Per sviare un possibile attacco, un fucile viene caricato con una cartuccia. Non appena notano la presenza dell'uomo, gli ippopotami si disperdono. Entriamo rapidamente in acqua per circondare gli animali in fuga. Mentre ci sforziamo di filmare, rimaniamo sorpresi dalla rapidità con cui un ippopotamo può correre sul fondo del lago. L'acqua torbida ci impedisce di distinguere bene i pachidermi, che ci appaiono come ombre vaganti nelle nebbie. Alla ricerca di acque più limpide, i sub si imbattono in un pericoloso serpente acquatico, il cui morso è letale. Gli ippopotami sono scomparsi. Nuotando tra le rocce vulcaniche scopriamo un altro mondo, come se dopo aver attraversato gli spazi siderali fossimo atterrati nel cratere di un pianeta sconosciuto ricco d'acqua. Questo buco è il nido accuratamente scavato da un tilapia maschio. La femmina di questo pesce alleva i piccoli in bocca. Le uova, dopo essere state deposte nel nido, vengono fecondate dal maschio e covate in bocca dalla femmina per tutto il periodo dell'incubazione. È così che le protegge dai predatori. Dopo la nascita i piccoli fuoriescono dalla bocca della madre. Ma non se ne allontanano. All'approssimarsi di un pericolo, vi rientrano precipitosamente. Questi avannotti diventeranno splendidi pesci vagamente simili ai persici. I genitori li proteggeranno per tutto il periodo della crescita. In questo punto la posizione delle rocce è tale da farle assomigliare a pietre tombali. Povero coccodrillo, si è forse avvicinato troppo a un pachiderma infuriato o ha cercato di afferrare con le sue grandi mascelle un cucciolo di ippopotamo. Gli antichi egizi lo adoravano come un dio, ma ora ha perso tutta la sua nobiltà. Si dice che afferri animali e uomini tra le fauci, trascinandoli sott'acqua per annegarli, con la sua coda possente fa roteare la preda e la smembra, è vittima della sua cattiva reputazione. Improvvisamente un coccodrillo vivo e attivissimo. Il fucile viene utilizzato solo per respingere e allontanare l'animale. Cousteau
si accorge di essere finito proprio nel bel mezzo di un nido di rettili. Il coccodrillo è un animale a sangue freddo. È impossibile prevederne la reazione. L'occhio è inespressivo. Bernard continua ad allontanarli, ma gli uomini sono venuti qui per gli ippopotami, non per fare gli eroi, e Cousteau mette fine all'immersione. Le dimensioni del lago e l'acqua torbida hanno reso introvabili gli ippopotami. Il cavallo dei fiumi ha ancora ampie possibilità di fuga. Dobbiamo escogitare un modo migliore per avvicinarlo. Al campo base di Cousteau, nella baia di Cassaba, all'estremità sud del lago Tanganyika, arriva dalla Francia un oggetto accuratamente imballato in una cassa. La curiosità è grande. Finalmente l'imballaggio viene aperto. Ed ecco comparire un ippopotamo di plastica a grandezza naturale. È stato realizzato a Monaco da Jean-Charles Roux. In corrispondenza della bocca è stata praticata un'apertura attraverso cui un sub può puntare una cinepresa subacquea. Quando il resto del corpo sarà montato, all'interno dell'ippopotamo ci sarà posto per due sub. Jean-Charles Roux ha usato come modello un ippopotamo che vive in uno zoo. I colori sono identici, la pelle è grigio ardesia e rosa intorno agli occhi e alle orecchie. Il cuoco vorrebbe metterlo in pentola, dice Cousteau. Il modello di ippopotamo è motivo di ilarità tra gli uomini della Calypso. Cousteau chiede a Watson se si tratta di un maschio o di una femmina. Una femmina, senza alcun dubbio, risponde Watson. Cercheremo di sedurre gli altri ippopotami. Bernard de Lamotte ha la fortuna di essere promosso capitano della nave ippopotamo. Sta nella parte anteriore, il posto dell'operatore. Obiettivo: avvicinare i cavalli di fiume. Speriamo che il nostro stratagemma simile a un cavallo di Troia ci consenta di introdurci nel branco. Insieme alla signora imbellettata venuta da Monaco e soprannominata Lolita, i nostri sub si avviano verso l'ignoto. All'interno dell'ippopotamo di plastica, i sub della Calypso si avvicinano al branco. Un coccodrillo aspetta impassibile. Non lascia minimamente trasparire le sue intenzioni. La cinepresa è stata infilata nella bocca del finto ippopotamo per filmare da vicino il comportamento dei pachidermi. Non appena gli ippopotami cominciano a dare segni di nervosismo, i nostri sub cercano di impedirne la fuga nascondendosi in acqua.
All'avvicinarsi di Lolita, gli ippopotami mostrano i denti. Avranno notato che gli occhi della nostra vamp non si chiudono? E che le orecchie non si muovono? Invece di mostrarsi curiosi, gli ippopotami arretrano diffidenti. Se i nostri sub li seguono, si sentono minacciati. Un grosso maschio se la dà a gambe. I suoi sensi infallibili devono avergli detto che è bene non fidarsi di una femmina civettuola e troppo truccata. I nostri sub sono scoraggiati. È un po' come se ritornassero da un ballo mascherato bardati di un costume ridicolo. Solo quest'elefante saggio patriarca ha abbastanza tatto da ignorare il fallimento dell'ippopotamo dalle lunghe zampe, singolare mutante artificiale che viene da Monte Carlo. Lungo le sponde del lago Tanganyika, Cousteau e il dottor Watson discutono i problemi posti dalle riprese in questa regione. But we have a tough time on the filming because the water. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando, facendo ridurre la visibilità in acqua. Do you know if it's always like that? No, not always. Di tanto in tanto soffiano venti di grande violenza che rendono difficoltose le riprese. Ma il fenomeno permette all'acqua fredda e ricca di sostanze nutritive del fondo di risalire in superficie, contribuendo alla proliferazione del plancton. Tuttavia, in altri corsi d'acqua tumultuosi, la visibilità è migliore, perché la corrente trascina con sé il fango sollevato sul fondo dagli ippopotami. È necessaria quindi una ricognizione aerea che consentirà di localizzare gli ippopotami in specchi d'acqua limpida. Philippe Cousteau e il dottor Watson si dirigono verso regioni remote nel sud dello Zambia, a monte della vallata del Luangwa. Murray Watson, incaricato di sorvegliare la fauna selvatica per conto della Wildlife Society dell'Africa orientale, ha montato sull'aereo una macchina fotografica puntata verso il basso. Un altimetro, insieme a un radar, registra l'altitudine a cui viene scattata ciascuna fotografia. Watson e Philip sorvolano una rete di fiumi ancora inesplorati. Sempre più animali sono costretti a migrare verso zone di rispetto, non cintate, che si trovano ai margini di parchi e riserve. Prima di essere coltivate, queste regioni di confine vengono sistematicamente incendiate. Le fiamme che avanzano lungo le sponde del fiume divorano le praterie su cui un tempo pascolavano gli ippopotami. Nel cuore dello Zambia, a 580 km in linea d'aria dalla base, Watson avvista nel fiume un familiare ribollio. Gli schizzi d'acqua indicano la presenza di colonie di ippopotami ancora sconosciute. Un'ultima occhiata più da vicino, poi gli uomini rientrano alla base.
Al campo, sulle sponde del Tanganyika, Cousteau aspetta il loro rapporto. Ça marche. Ça marche. Raconte. On a trouvé ce qu'il faut. C'est-à-dire. How was it? Very good. Fantastic. Fantastico, esclama Watson. La ricognizione ha avuto successo. Lungo la vallata del Luangwa, in specchi d'acqua limpida, sono stati avvistati grandi gruppi di ippopotami. Luangwa Valley. There are some clear water pools. We've seen hippos. Four big groups of hippos. Crocodile. What do you call big groups? Seven. One was about 60. What? And, yes. Big, 60? Big, big, yeah, group, lots, yes, of them. And the another one was about, what, half dozen, yes, dozen? Yes. Crocodiles? Yes. Crocodiles. Yes. Big fish. Everything. From the air, we couldn't land there. Yeah. But from the air, the water seemed very clear. We can do some good work there and get really a feel of the animal underwater. Quelli che in aereo erano 580 chilometri si traducono a terra in 2400 chilometri di odissea attraverso paludi e rovi spinosi. Le vecchie piste abbandonate si sono ridotte a sentieri di caccia che bisognerà liberare per consentire il passaggio. L'equipe della Calypso penetra nel cuore dell'Africa selvaggia, immaginando che cosa dovevano essere le spedizioni dei primi esploratori sprovvisti di mezzi meccanici. Dopo la difficile spedizione verso una terra che ci sembrava inaccessibile, il crepuscolo africano ci porta un po' di refrigerio. Dal fiume salgono i grugniti e i muggiti degli ippopotami. E qui, lontano dalle piste battute, in questa regione risparmiata dall'invasione della civiltà, che gli ippopotami, a volte provenienti da luoghi molto lontani, sono migrati per sfuggire allo sterminio. Molti devono essere morti per strada prima di trovare uno specchio d'acqua permanente abbastanza profondo sulle cui sponde l'erba crescesse rigogliosa. La meta delle nostre ricerche è qui, dove si è insediata una colonia di ippopotami, alcune decine di esemplari raggruppati in bacini d'acqua quasi totalmente limpida. Nei bacini della vallata del Luangwa, gli ippopotami si preparano all'accoppiamento. Le nozze, come le nascite, si svolgono sott'acqua. Cousteau esamina nelle vicinanze un sentiero tracciato dagli ippopotami, che ogni notte vanno a cercare il cibo seguendo sempre lo stesso itinerario, tanto che alcuni di questi sentieri possono raggiungere i 2 metri, 2 metri e mezzo di profondità. Durante la notte gli ippopotami si allontanano fino a 10 chilometri, a volte anche di più. Se trovano un buon pascolo, scavano una fossa che ampliano progressivamente e in cui passano la giornata sdraiati nel fango. Dopo aver consumato dai 180 ai 200 kg d'erba durante la notte, di giorno gli ippopotami rimangono sotto il sole ricoperti da strati di fango che li aiutano a mantenere uniforme la temperatura del corpo. Quando gli stagni cominciano a seccarsi e il caldo si fa insopportabile, i pachidermi tornano al fiume. Murray Watson spiega che gli ippopotami diventano irrequieti quando il branco è in preda all'eccitazione amorosa. I maschi diventano aggressivi e scoppiano liti violente. Nella stagione degli amori, i maschi adulti, riconoscibili per i denti molto sviluppati, devono riaffermare la propria supremazia. Now there are males, females and babies in the pond. Yes.
Per quanto riguarda la proporzione tra maschi e femmine, Watson ritiene che femmine e maschi siano in pari numero, almeno tra gli adulti. Ma i vecchi maschi non prendono parte agli accoppiamenti. Come accade anche in altre specie, alcuni maschi non contribuiscono alla riproduzione. Un vecchio esemplare viene eliminato e uno più giovane prende il suo posto vicino alla femmina da conquistare. Cousteau si preoccupa della sicurezza dei suoi sub. Prima di filmarli, osserviamo gli ippopotami in preda all'eccitazione. In realtà sembra che siano loro a studiarci. Philippe e Guy Joua si installano due cineprese su una zattera, la prima a livello dell'acqua, l'altra invisibile sotto la superficie. Cousteau non vuole esporre gli operatori alle reazioni degli ippopotami, rese imprevedibili dal nervosismo caratteristico della stagione degli amori. Sull'altra sponda, Bernard de Lamotte aiuta a trainare in prossimità del branco la zattera per la ripresa automatica. Quando gli ippopotami entreranno nel campo visivo, Philippe azionerà le cineprese con una corda. Ma questi animali sono veramente irascibili. La cinepresa è quasi in posizione. È possibile avvicinarsi ancora di più. Con una rapidità sorprendente, un grosso ippopotamo fugge passando sotto la corda. L'equipe spera ancora di trattenere e filmare gli esemplari rimasti. A quanto pare, Philippe ha ottenuto una ripresa insperata a pelo dell'acqua. La violenta carica sembra lasciare il tempo che trova a causa delle corde della zattera. Gli animali non possono più indietreggiare. Sono a ridosso di un'estremità del bacino. Rifiutando di lasciarsi respingere fino a terra, un secondo ippopotamo tenta di fuggire all'altro capo dello specchio d'acqua. Improvvisamente, l'esemplare rimasto si spaventa e sale sull'arenile. Infuriato, più grande e più potente di quanto si pensasse, potrebbe fare a pezzi qualunque cosa gli sbarri il passaggio con un solo colpo delle zanne affilate come rasoi. Non sentendosi più minacciato, l'ippopotamo ritorna in acqua. Ma qui la collera lo riassale e carica la zattera. Rimasto aggrovigliato nella corda, il maschio si immerge. Philippe si rende conto che il pachiderma è letteralmente accecato dalla rabbia. I rottami vengono trainati a riva. Una cinepresa è andata distrutta. E una pellicola insostituibile è irrimediabilmente rovinata. Lo stratagemma per evitare una pericolosa immersione non ha funzionato. When the raft was pulled
Philip fa un bilancio dell'insuccesso. Probabilmente sono state le corde a cui era ancorata la zattera ad aver fatto spaventare l'ippopotamo facendolo infuriare. La zattera è andata completamente distrutta. I think maybe the ropes maintaining the raft frightened him into thinking he was going to be trapped or captured. And look at his thick plastic balls. L'animale ha dato prova di una forza incredibile. È stato capace di rompere un materiale plastico progettato per sopportare una pressione di 11 kg per centimetro quadrato. Inoltre ha mostrato una sorprendente agilità nello spostarsi sott'acqua, raggiungendo una velocità di 20 km orari. L'esperienza quindi consiglia prudenza. Nothing survives that. Well, you'd need an enormous camera, enormously armored camera to sustain that sort of blow. See, I mean, when we go in the water, we'll have. Per filmare sott'acqua questi animali al tempo stesso timidi e irascibili, l'equipe della Calypso non ha altra soluzione che immergersi con loro. Cousteau e Watson seguiranno e dirigeranno l'immersione dalla sponda. La sentinella annusa il pericolo. La siesta è finita. Prudentemente i sub passano a fianco degli animali. Il branco è molto nervoso. Philippe e Bernard aspettano che si calmino. In questa società matriarcale, le femmine, più grasse e più rosee dei maschi, spesso pattugliano il territorio. Una femmina effettua una manovra intimidatoria. Emergendo parzialmente dall'acqua, torreggia sui sommozzatori con l'intento di spaventarli e metterli in fuga. Improvvisamente vediamo avvicinarsi sott'acqua un ippopotamo. Emerge proprio davanti ai nostri sub. È una gara di intimidazioni reciproche. L'ippopotamo si immerge e Philippe lo segue. Anche questa volta è difficile filmare, perché gli animali, spostandosi, rimescolano il sedimento accumulatosi sul fondo del bacino. Laddove il cibo è abbondante, i pesci prosperano e laddove vi sono pesci, si trovano spesso i coccodrilli. Bernard cerca di respingere l'antagonista verso l'altra estremità del bacino. Sono troppi ippopotami in questo piccolo specchio d'acqua. La confusione regna sovrana. Bernard segue prudentemente una grossa femmina. Facendo forza sul tallone, questa si allontana mostrando le zampe, dove è visibile il residuo delle quattro dita, caratteristiche che la accomuna a giraffe, cammelli e gazzelle. A un tratto si ferma, sembra stia per voltarsi verso Bernard. Ma poi prosegue per la sua strada.
Philippe e Bernard si dirigono lentamente verso un gruppo di ippopotami ammassati in un punto dove l'acqua è poco profonda. Un piccolo si volta verso la cinepresa e si lascia riprendere da Philippe. Gli ippopotami lasciano passare l'uomo e fuggono verso la parte profonda del bacino. I sub li seguono. Bernard tocca una mamma che fugge e non può trattenersi dall'accarezzare il piccolo. Non è stata una buona idea. Il gesto scatena una reazione difensiva da parte della madre. Deve correre molto velocemente sul fondo per raggiungere il piccolo, perché la scia che solleva è enorme. From here it's amazing the speed with which they go. 4 meters in the midstream. 4 meters, right here. Gli ippopotami filano controcorrente a una velocità che ha dell'incredibile. Going upstream. Upstream. All'altra estremità del bacino, l'acqua profonda è fresca e limpida. I moderni insediamenti e gli ippopotami non sono compatibili. Questo esemplare sconfitto dall'uomo nelle lotte per il predominio delle rive non è che un fenomeno pietoso, tragico da vedersi. Tuttavia c'è chi si sforza di salvaguardare quel che resta di ruscelli, fiumi, bacini e laghi. Ci sono persone che lottano per far sì che pesci e uccelli possano viverci in libertà e per allontanare il giorno in cui l'ippopotamo non avrà più nemmeno un posto dove nascondersi. Thank you.